Buona giornata a tutti, rieccoci qui in trasmissione. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia. E potete mettervi in contatto con me. Vi ricordo che stiamo organizzando un incontro, rito, fra virgolette, sull'altipiano di Asiago, e ormai non ci sono più neanche possibilità di avere l'incontro. Proviamo a vedere un attimino il telefono. Pronto? 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 Vabbè. Non ci sono neanche più possibilità di avere incontri. Comunque, le telefonate le farò a breve, farò un giro di telefonate per avere, sia per comunicare il posto sia l'orario in cui ci incontreremo. Niente, è l'occasione per vedere un po' le persone che hanno più o meno le stesse cose, insomma, lo stesso sentire il mondo e cercano di stare un po', di avere un minimo di relazione, proprio perché è assurdo che ogni volta noi ci troviamo ad affrontare da solo il mondo. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Ah, Madonna. Vabbè, lasciamo perdere. È giusto che le persone abbiano dei rapporti con i quali affrontare dopo il mondo, perché bene o male ognuno di noi affronta il mondo da solo, cioè il combattimento è sempre un combattimento personale. Noi affrontiamo la scuola dove ci impongono l'istruzione religiosa, affrontiamo la vita dove ci impongono di vedere il mondo fatto in un certo modo. Affrontiamo il nostro sentire, magari ci dicono che siamo matti, che non capiamo niente. Affrontiamo la vita vedendo delle cose strane, vedendo delle cose che ci sono incomprensibili, e per molte persone queste è normali. Cioè, io vedo normalmente un'educazione che porta allo stupro e la vedo fatta come fosse normale, come fosse un dovere. Ed è giusto, insomma, che queste persone comincino un attimino a pensare insieme, a avere almeno un punto di riferimento, un punto d'appoggio con cui affrontare tutto questo. E questo incontro sull'altopiano, questi incontri che facciamo anche a mangiarsi la pizza assieme, eccetera, hanno la funzione di mettere assieme queste persone che hanno questa sensibilità nell'affrontare la vita, proprio per dar la forza con la quale affrontare la vita, cioè sapere che c'è un matto più matto di loro che si chiama Claudio, che tutte le settimane di giovedì a Radio Gamma spara una serie di cose che loro nemmeno si sognerebbero. Se non altro c'è un altro matto su cui sapere che c'è, insomma. E questo è sempre importante che ci sia. Poi prendiamo un attimino un altro discorso che è rimasto in sospeso dalla trasmissione precedente. Allora, innanzitutto le trasmissioni hanno un orario, e all'orario che arriva l'altro conduttore vanno cessate nei limiti del possibile. Dopodiché io mi arrogo il diritto di buttare giù ogni telefonata che non sia sufficientemente rispettosa, nel senso che io non vado da Wojtyla a dirgli: ma tu che cazzo dici? Anche se Wojtyla spara cazzate dalla mattina alla sera, spara demenzialità, idiote e cretine. Per cui chiunque si rivolga a me o lo fa con un criterio che penso sia rispettoso, oppure mi arrogo il diritto di buttare giù la telefonata. D'altronde ho sempre messo in onda telefonate di insulti, telefonate di critiche, qualsiasi telefonata ho ricevuto. Per cui mi arrogo anche questo diritto quando qualcosa mi dà delle idee particolari. Questa sera continuiamo a affrontare il Sentiero d'Oro. Affrontiamo le immagini del Sentiero d'Oro. Per quello che io ho visto, per quello che io ho praticato. Naturalmente quello che io ho praticato non è la realtà, cioè non è una verità da dire: beh, Claudio è così, noi dobbiamo seguire Claudio, col cazzo. Claudio vi dà una cosa che ha visto, una cosa che ha praticato. Da là voi la potete usare per praticare la vostra, cioè per vedere se le cose vi possono servire per fare quello che voi volete o non vi possono servire. Per cui se vi servono, le usate per quello e per quanto vi servono. Se non vi servono, le pigliate e le buttate via. Io ho detto, meglio un ateo che non si mette in ginocchio davanti al mondo, che però non riesce magari a sentire la coscienza del mondo, piuttosto che una persona che scambia la coscienza del mondo per il Dio creatore. Per cui è bene sempre prendere atto delle cose che noi riusciamo a costruire, che noi riusciamo a vedere. Ed è importante che le cose che noi riusciamo a vedere non le scambiamo per cose diverse da quello che sono. Bene,
Questa sera io vado avanti con le immagini della religione romana. Perché questo? Perché nel mio percorso di stregoneria, quando mi sono accorto che le linee di tensione del mondo che mi circondavano erano delle coscienze e delle consapevolezze che avevano la direzione di dove andare, la direzione di cosa fare, mi sono posto il problema di riuscire a capire sia quello che vedevo io e sia come alcuni paganesimi molto antichi avevano visto la stessa cosa, anche se poi lo hanno trasformata in maniera diversa, anche se poi nel corso della traduzione dall'immagine al sistema sociale, alle necessità del comando sociale, è diventata diversa. Però mi sono posto questo problema. E le immagini che parleremo stasera partiamo da Nike. Nike, sia come singolare che come plurale, agli occhi del veggente è uguale a Morse. Entrambe rappresentano la nascita, mentre per Morse l'atto attraverso il quale l'essere umano abbandona il proprio corpo fisico è un atto unico, dove la nascita dell'essere luminoso non ha diretti referenti nel quotidiano della ragione, la morte del feto rappresenta nel quotidiano della ragione la nascita del corpo fisico. Tre sono i momenti fondamentali attraverso i quali avviene il parto, l'accoppiamento, la gravidanza e il parto vero e proprio. Tre statue a Roma, davanti al tempio di Minerva, stavano ad indicare gli sforzi che le donne facevano per partorire. Il sacrificio delle donne sotto forma di statua affinché tutti ricordassero quanta fatica costoro facevano per partorire. Esattamente il contrario al dettame dei cristiani, i quali si compiacevano nel far partorire la donna con dolore. Il disprezzo dei cristiani per l'essere umano femminile non ha confini. Il momento del parto è un'esplosione di energia vitale, un atto di volontà con la quale l'essere feto entra nel quotidiano della ragione con un urlo di volontà. Anche i preliminari sono atti molto potenti. L'accoppiamento è uno dei momenti di fusione energetica fra i più potenti della natura. Quello dell'essere umano eccelle per frequenza. Uno dei tentativi più violenti fatti dai cristiani è stato quello di limitare l'accoppiamento alla sola funzione del parto, in modo da impedire le fusioni energetiche che, liberando gli esseri umani dall'energia vitale stagnata, impediva ai loro dei di cibarsi. La gravidanza per l'essere umano femminile è un momento fisicamente molto faticoso, ma nello stesso tempo la crescita del feto gli permette di accelerare la propria energia vitale, impedendo o rallentando i processi di stagnazione. Per i cristiani non solo il parto doveva avvenire nel dolore, ma durante l'intera gravidanza non dovevano essere risparmiate fatiche all'essere umano donna, la quale doveva lavorare duramente fino all'ultimo giorno di gravidanza. Non solo doveva partorire schiavi per il comando sociale, ma nel farlo doveva continuare ad essere schiava per soddisfarne i bisogni. Nike è a perenne ricordo, un monito agli esseri umani maschi perché non dimentichino, ma non sono gli esseri umani maschi a dimenticare, bensì un comando sociale che per attuare la repressione degli strati sociali più deboli si compiace delle sofferenze inflitte all'essere umano femminile. E i cristiani a loro volta hanno provveduto a nascondere nell'oblio il ricordo di Nike, per poter affermare come la pietà del loro Dio macellaio fosse superiore al sacrificio nell'esistente e come non esistessero mezzi per uscire da tali sacrifici. I cristiani imposero la croce sopra i più elementari atti dell'esistenza umana affinché gli schiavi vivessero nel dolore. E questa immagine appartiene al riconoscimento che quando si fa una cosa, quando si fa un'azione nel sistema sociale, questa azione appartiene alla fatica. E quando si partorisce, si partorisce un Dio, cioè si partorisce un'entità che tende a diventare eterna, che tende a costruirsi, un'entità che ha una volontà. Il bambino quando nasce è volontà pura e semplice. Perché è volontà? Perché cerca di determinare se stesso, cerca di espandersi. Se avete dei problemi nel vedere il bambino come volontà, è sufficiente che voi guardate dei cuccioli di animali, tipo l'aquila partorisce normalmente due aquilotti, due piccoli. Bene, uno dei due piccoli prende l'altro e lo butta giù dal nido. Cioè, pur di assicurarsi il cibo, pur di assicurarsi l'espansione nell'eternità dei mutamenti, è disposto a uccidere il fratello, cioè lo butta giù dal nido. Un altro esempio lo potete fare col cuculo. Un altro esempio ancora lo potete fare con la lumaca. La lumaca appena nasce compie i primi omicidi della sua vita, cioè nel senso che
distrugge tutte le altre uova che stanno per dischiudersi, proprio per assicurarsi le migliori condizioni di vita. Cioè, ogni nato, quando viene al mondo, quando viene alla luce, e i figli umani sono la stessa cosa, è volontà pura e semplice. Cioè, deve costruire se stesso, anche a costo, il bambino, anche a costo di uccidere la madre. Quante madri sono state prive di calcio, prive di ferro, prive di nutrimenti fondamentali prima che la scienza trovasse questo? Proprio perché il bambino deve costruire se stesso, a qualunque costo. Per cui il parto non è mai una cosa gratuita. Mettere al mondo un essere vivente non è mai una cosa gratuita, è sempre un atto di volontà, è sempre un atto di sacrificio soggettivo. Bene, ed ora da Nietzsche passiamo a Olo. Olo è il fantasma delle cose passate che aleggia sul presente. La leggenda narra che sul Campidoglio fu trovato un enorme cranio e che i veggenti etruschi lo attribuirono ad un gigante di nome Olo. Non è un centro di energia, è un fatto dell'oggettività. Al di fuori del descritto della ragione esiste la realtà delle cose. Nella realtà delle cose è possibile risalire scomponendo l'oggettività a ciò che non fu. Non importa se quel cranio enorme appartenesse a un antico orso ursus o ad un elefante estinto. Ciò che importa è quanto videro i veggenti etruschi. Essi scoprirono che è possibile aver visioni delle cose che furono e che oggi non ci sono più. Quell'essere sicuramente aveva un percorso per lo sviluppo della coscienza di sé, molto simile a quella dell'essere umano. Solo per questo motivo i veggenti poterono classificarlo come un gigante umano. In qualsiasi altro caso lo avrebbero classificato come un mostro, un drago o qualcosa di simile. È molto più complicato risalire ai cambiamenti di esseri di altre specie e di altre via la conoscenza di sé, mentre è molto più facile risalire ai cambiamenti per via la conoscenza di sé, molto simili a quella dell'essere umano, come quella degli esseri orsi o degli esseri elefanti. Ciò che videro i veggenti è uno di quei tanti preludi tanto usati dagli stregoni in un secondo tempo. Ciò che, partendo dall'episodio di Olo, si vuole mettere in rilievo è come sia possibile leggere nella numenia delle cose la realtà che il passato della ragione ha perso e dimenticato. Non solo certo noi. I nomi ogni volta devono essere reinventati. Sono momenti di sviluppo della volontà che comportano quei cambiamenti cui oggi assistiamo. Risalire la sequenza di cambiamenti ci permette di conoscere il momento in cui avvenne la frattura o l'immissione di dati per modificare il quotidiano dando vita ad una sequenza di cambiamenti e compreso come e perché avvenne. Ovviamente immettiamo a nostra volta volontà e dati nuovi. Questo ci ricorda Olo. Noi non esistiamo ora per cessare ora di esistere, ma siamo all'interno di una catena di cambiamenti che ha prodotto noi e che noi possiamo modificare. Olo soprattutto ci intima di non guardare soltanto l'apparenza delle cose, ma di provare a sollevare il velo di Maya, illusione, e una volta sollevato quel velo, cercare di sollevare anche il velo seguente, ma soprattutto trasferire il conosciuto nel quotidiano della ragione per modificare il quotidiano stesso, sviluppando e favorendo la libertà del fare, per costruire il potere di essere. Olo sono le cose che non ci sono più. I cristiani possono prendere tutti i loro atti con cui hanno bruciato centinaia, migliaia, milioni di donne, milioni di esseri umani che cercarono la libertà, nasconderli, farli sparire. Ebbene, le loro azioni ci stanno attorno. Le loro azioni hanno prodotto il momento presente. Per cui io posso comunque in ogni caso partire dal momento presente, risalire le condizioni e andare a sapere che i cristiani hanno ammazzato migliaia e milioni di persone che cercavano la conoscenza e la consapevolezza. Cioè tutte le azioni, tutto ciò che è stato non è sparito dal mondo, ma appartiene al mondo e io posso attraverso la veggenza risalire a quello che è stato. Chiaramente non conoscerò i nomi, non conoscerò le situazioni specifiche, non saprò quanto e come, però saprò ciò che ha portato alle trasformazioni, ciò che ha portato a costruire le cose. E dopo Olo passiamo a un altro divino. Un altro divino è Hopi. Hopi è il bisogno soddisfatto.
Opi è il rilassamento dopo la soddisfazione del bisogno impellente, uno scarico di energia vitale. Prima concentrata e accumulata nel bisogno, poi scaricata convogliando energia, volontà e determinazione per soddisfarlo. Opi è l'abbondanza, perché quando un bisogno è soddisfatto, se c'è il timore di non poterlo più soddisfare, qualora si ripresenti, c'è ancora tensione e non rilassamento. Opi non mira soltanto alla soddisfazione del bisogno, ma mira che ogni volta il bisogno si presenta, venga soddisfatto. È un imperativo per l'essere umano provvedere affinché non manchi mai ciò che soddisfa l'essere stesso, provvedere a che nessun bisogno possa non essere soddisfatto. È facile pensare come avvenga l'accoppiamento di Opi con Saturno. Saturno viveva e produceva nell'età dell'oro e quell'età era tale perché non vi era timore di non poter soddisfare i propri bisogni. È facile anche scorgere l'abbinamento di Opi con Conso. Quanto è nascosto non può essere rubato e quanto non viene sottratto può servire a soddisfare i bisogni, anche nei momenti di grave necessità. Dunque Conso e Opi uniti in un solo fine, soddisfare i bisogni umani. Le feste in onore di Opi erano celebrate il 19 dicembre, uno dei giorni più corti dell'anno. Uno dei giorni dove soltanto l'essersi fatti Opi permetteva di continuare a soddisfare i propri bisogni durante tutto l'inverno. Farsi Opi significa provvedere per il futuro, significa non limitarsi a guardare il tempo presente, ma guardare il tempo che viene incontro, provvedendo per tempo alla soddisfazione dei bisogni che si presenteranno. In questi termini si potrebbe abbinare Opi a Giano. In realtà, ogni concentrazione di energia vitale finalizzata alla relazione dell'essere umano con la realtà del circostante può essere abbinata in quanto per il raggiungimento degli obiettivi l'essere umano deve sempre fondere varie cose e mai una soltanto. Opi è dunque una forza che spinge l'essere umano a pianificare il proprio divenire. Appartiene alla specie umana, è dentro i suoi geni e nel suo essere. Soltanto il condizionamento educazionale imposto ai cristiani costringe l'essere umano a ignorarla. I cristiani devono costringere l'essere umano ad abbandonarsi alla provvidenza divina, che è attendimento, non è provvidenza, anziché coltivare le proprie determinazioni per affrontare l'esistente. Così, affinché nessuno dimentichi, è necessario che l'essere umano ricordi Opi, non solo per quanto riguarda il passato, ma come fare pianificando la costruzione del futuro della specie umana. Opi è provvedere il futuro. Vi ricordate nei Vangeli, no? Quando gli apostoli sono preoccupati perché non hanno pane per il futuro, perché devono provvedere per avere un po' di provviste, il pazzo di Nazareth gli dice loro: ma che cavolo ve ne frega a voi di mettere a posto, di pensare al futuro? Tanto ci sono qua io che moltiplico i pani e i pesci. Cosa vi interessa pensare al futuro? Non pensate al futuro. Bene. Il contrario di questo atteggiamento è Opi, l'essere umano che si incarica di pensare al futuro, l'essere umano che cerca di costruire se stesso, l'essere umano che cerca di provvedere affinché nulla manchi. Scusate un attimo solo. Affinché nulla manchi per il futuro, affinché ci sia abbondanza. E l'abbondanza gli permette di liberarsi dal bisogno e una volta liberato dal bisogno possa affrontare la vita, possa affrontare la costruzione del corpo luminoso. Ai cristiani invece questo non interessa, interessa la costruzione della miseria. Soltanto là dove la miseria si può costruire, i cristiani possono imporre il loro Dio. Per cui il pazzo di Nazareth dice agli apostoli: ma chi vi interessa di provvedere per il futuro? Tanto ci sono io che moltiplico i pani e i pesci, cioè non dovete pensare al futuro. Bene, questo è il contrario di Opi, questo è il fare nero, questa è la costruzione della miseria, è togliere all'essere umano la capacità di provvedere a se stesso per renderlo dipendente. E passato da questo Opi, passiamo a un altro quadro, passiamo a onore. Onore è quanto il comando sociale richiede al sistema sociale a lui sottoposto. Onore come obbedienza a se stesso, il comando sociale come idealità del sistema sociale.
onore e l'adesione del singolo essere umano ai propri principi forgiati attraverso il proprio divenuto, ai propri principi, non a quelli imposti attraverso il condizionamento educazionale che l'essere umano nella sua crescita è costretto a subire senza conoscere le alternative. Vediamo un attimino perché... Pronto? Sì? Dimmi, sono Claudio. Dimmi. Parla un prete. E che parla un prete proprio per questioni di tasse. E tasse, dunque, che ha detto che tutti i poveri devono pagare le tasse. Tutti i poveri. Però, certo che se anche i poveri evade, il governo va male. Certo, e i ricchi, che ha detto, che paga giustamente, giusto, che ha detto, e i perseguitai perché? Perché il governo non crede che i ricchi abbia pagato giusto e allora i perseguitai perché l'anno prossimo allora il ricco è costretto, che ha detto, di evadere, dice sto prete di Radio Maria. Beh, una roba veramente... E questi poveri, che ha detto, che purtroppo, ha detto, c'è tanti anni che esistono i poveri, e certo c'è 2000 anni che esistono i poveri, forse anche più, e mai nessuno si sta mai buoni, come se, desfantarli sti poveri. Possibile che sti poveri, ho detto, mia, fra le mie, a sto prete, che non lo posso telefonare, ma possibile che sti poveri sia l'emblema della Chiesa, perché se non ha poveri non può vivere. Se non che sei i disgraziati non può vivere, bisogna sempre che ci sia i poveri e basta. E dunque che ci sia sta plebe oppure sti sfruttati, che appunto sta chiesa deve vivere veramente quei poveri. E dico soltanto che è dopo che ho detto in ultima che bisogna anche pregare, pregare. Pensa che se c'è 2000 anni che si prega, e tra conventi e chiese cattolici che prega sempre a sto Dio, possibile che sto mondo, se morivai a bomba atomica, se morivai a distruzione della terra, se morivai veramente al flagello del nostro nido dove che dormimo, possibile, ma ste preghiere vuol dire che Dio o è fascista o non esiste, per me veramente non esiste né Dio né il Signore né la Madonna, esiste veramente, come si dice, una roba solo che per dominare i popoli, sto oppio voglio dire che, ecco, mi dico, ma tutte ste preghiere dove vai? Va bene che saranno capiti che bestemma, però voglio dire che queste preghiere per me è una roba veramente nefanda, perché ormai sto Dio che per 2000 anni ga pregare i poveri, ga pregare gli imbecilli, ga pregare i ladri, ga pregare i mafiosi, perché anche i mafiosi prega, perché ti vedi che gli sei sempre attaccati, se può dire, alla Chiesa i mafiosi, perché ti basta guardare in base Italia, i mafiosi portano in giro una Madonna che pesa 20 quintali, robe da matti. Voglio dirti che appunto, dico, ora ste preghiere, cosa vai? Ma sto Dio, che zeo, non che zeo, sto Cristo, che noi vediamo, sto paradiso, che zeo, non che zeo. Ma quello che vedo è disoccupazione, è fame, è miseria, qui sì è vero, ma sto maledetto Dio, sai che zeo. E ora dico che il venga fuori vuol dire che si nasconde, non è veramente un Dio se non viene fuori. Ecco, voi a dirti questo, Claudio. Ciao. Ok, ciao. Va bene. No, il problema è questo, cioè la preghiera serve per distruggere le capacità dell'essere umano di determinare il proprio futuro. Noi nel crogiolo del male ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora. Oggi abbiamo fatto il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo, domani la prossima trasmissione, giovedì alle ore 15, faremo una puntata del crogiolo del male e continueremo sempre a dire quello che diciamo. Il problema è che non esiste nessun Dio, non esiste nulla, esiste soltanto l'essere umano che deve imparare a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della vita. Se non ci si prende nelle proprie mani la responsabilità della vita, ma non della vita in generale o delle grandi idee, ma anche del quotidiano, delle piccole idee, di come si affronta la vita di tutti i giorni, cioè essere responsabili di se stessi, ma anche sviluppare la conoscenza, il sapere, come imparare a muoversi, come praticare l'agguato, come affrontare il mondo. Se non si impara a fare queste cose qua, purtroppo gli esseri umani saranno sempre deboli davanti alla vita. Pronto? Dimmi, ciao, ciao, dimmi. Sono mia Anna Maria di Venezia, sono qua che ti ascoltavo e anzi saluto Bruno che è venuto adesso ultimamente.
nostro carissimo speaker per venerdì. Non ti conosci? Sì. Ma mi sì. In ogni modo io lo conosco solo per la radio, non per altre cose, Mi ti voglio dire una roba, perché è giusto dire la verità. Mi ho trovato in momenti talmente brutali, mi sono vedeva su soia, dopo fiori, tanto per darti un'idea, no? Mi ho trovato in momenti talmente critici, talmente brutali, anche a pensieri talmente grandi. Mi in quel momento ho detto, mi ho pensato a Dio. Chi non ti crederà? Perché mi ho trovato un momento di disperata. Questo Dio, perché se esisti ti ha da aiutarmi? Perché ti mi hai su e così? Va bene. Ehi? Dai Maria. No, posso dirlo? Scusa. Dai. Ehi ragazzi. Dai. Dimmi. Non so se posso dirlo o no. Sì, breve ecco, però. Mi dire la verità, mi ho trovato in momenti talmente tristi, mi ho trovato talmente soia, e mi ho trovato in mente problemi talmente gravi, però mi ho risolto lo stesso, sempre pregando Dio e Madonna e tutti quanti. Continua. Però non sei dire che Dio ti ascolta, che è Madonna ti ascolta. Esiste una roba mia personale che voglio fare, a vedere se Dio esiste. Volevo vedere la mia opinione, se Dio esiste, però eventualmente, non so, già ero disperata, già ero con l'ansia, con la tensione da dire Dio, perché mi hai abbandonato? Va perché bene, ti mi hai fatto così? Ti hai capito il discorso? Non so se mi spiego, ragazzi, Claudio, e ora mi ti volevo dire, ma però a certi momenti, che dico, ma il Signore si è orbo o si è sordo, o come fare quel che voglio, come che gli altri disegna, in ogni modo in certi momenti mi trovo in situazioni talmente gravi, in qualcosa con tante robe gravissime, però mi arrangio, perché non sono un tipo di quei che butta fuori dei vada, però... Dai, devo chiudere, Capì, finito? No, non ho finito, ma devo andare avanti. No, in ogni modo, volevo dire la mia opinione, Claudio, però bisogna anche attendere in certi momenti con la gente disperata, che le volte, veramente ero disperata, perché se penso a famiglia, direi la verità, ognuno pensa alla sua famiglia, no? Mica mi ho trovato sola, che sono vedova, con un nuovo fiori, mi ho trovato in disperazione, disperata, e però vedo che con il risultato talmente va bene. Bello. Ciao. Mi dispiace, prendo su delle telefonate, ma dovevano essere brevi le telefonate, perché altrimenti non ce la faccio. Passiamo a un'altra immagine. Dunque, l'immagine che stavamo leggendo è onore. Onore è quanto il comando sociale richiede al sistema sociale a lui sottoposto. Onore come obbedienza a se stesso. Il comando sociale come idealità del sistema sociale. Onore è l'adesione del singolo essere umano ai propri principi forgiati attraverso il proprio divenuto. Ai propri principi, non a quelli imposti attraverso il condizionamento educazionale che l'essere umano nella sua crescita è costretto a subire senza conoscere le alternative. Onore è la modificazione dei principi cui l'essere umano attende, una volta chiestosi il perché delle cose ed essersi dati, una risposta. Onore è la continua richiesta del perché delle cose e la continua modificazione dell'essere umano stesso. Il significato che la parola onore dà il comando sociale è diverso da quella data dalla realtà delle cose. Il significato dato dal comando sociale è quello imposto dall'uomo Dio, l'imperatore. Egli chiedeva onore per se stesso, obbedienza, adesione ai propri dettami. Egli, il comando sociale, aveva un solo altro nemico, un altro comando sociale. In realtà il suo nemico vero era il sistema sociale, sul quale imperava, costringendolo a far proprio i suoi dettami, scagliandolo contro un altro comando sociale per nascondere i suoi reali intenti. Onore deve essere ricordato o ricordata per ricordarsi che così è l'onore e non confonderlo con quanto voluto e imposto del potere di avere.
Quando si dimentica la realtà delle cose, si è immediatamente preda della loro apparenza e di chi tale apparenza manipola. Dunque, onore ad onore, affinché a nessun comando sociale sia permesso di imporre onore a nessun essere umano, pena il disonore dell'essere umano davanti a se stesso. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì? Ciao, dimmi. Sì? Io no? Ma mai detto questo? Per me è una bestemmia questa. Scusa un attimo. Scusa un attimo. Per me questa è una bestemmia. Bestemmia? Sì. Chiariamo una cosa, credere a un maiale che fa strage a Sodoma e Gomorra solo perché lui gira i coglioni, credere a un lazzarone che dice io distruggo tutto il mondo perché il mondo a me mi fa schifo, credere a uno che butta giù la torre di Babele perché dice io devo confondere gli uomini che non hanno l'assalto al cielo, impedire agli esseri umani di accedere all'albero della vita perché questo li rende come dei, credere in una robaccia del genere vuol dire far schifo, cioè vuol dire aver rinunciato alla propria vita, vuol dire aver rinunciato alle proprie determinazioni, vuol dire aver rinunciato a essere esseri umani, vuol dire aver accettato di essere bestiame di un gregge che va al macello. E aver rinunciato a questo vuol dire rinunciare a costruire il proprio corpo luminoso, rinunciare ad affrontare la vita, rinunciare a proseguire nei propri mutamenti per diventare eterni. Vuol dire aver rinunciato a tutto e accettare di essere bestiame pronti da macellare. E questa è la cosa vergognosa. Detto questo, andiamo avanti. Abbiamo parlato di onore. Onore è dunque la capacità dell'essere umano di aderire ai propri principi, cioè quelli che sono i miei principi in questo momento. Io aderisco ai miei principi. Domani i miei principi possono variare, cioè si possono modificare, non possono mai entrare in contraddizione, però possono essere modificati, possono aumentare, possono modificare l'angolo con cui guardare il mondo, possono pensare altre cose. Bene, il mio onore si modifica. Però onore non è mai aderire all'onore di qualcun altro. Per esempio, io non capisco il concetto cristiano secondo cui Giuda avrebbe tradito. Che cavolo ha tradito Giuda? Perché l'ha indicato, ha indicato il Gesù ai soldati del Tempio. Ma com'è possibile che Giuda abbia indicato Gesù ai soldati del Tempio quando, stando agli stessi Vangeli, Gesù era nel Tempio a predicare tutti i giorni, per cui era, secondo alcune versioni era conosciutissimo. Per cui Giuda non ha tradito assolutamente nessuno, cioè non può aver tradito nessuno. Per cui è una porcheria che dicono i cristiani proprio per sottomettere gli esseri umani. In realtà loro hanno tradito la vita, hanno tradito la capacità degli esseri umani di costruire il futuro, hanno messo in ginocchio gli esseri umani davanti a un Dio, a un'immagine di un Dio cattivo e perverso. E questo è disonore davanti alla vita, perché l'unica misura che noi abbiamo è la vita che ci dice se noi stiamo rispettando il nostro onore o se siamo disonorati. E la vita è noi stessi, cioè è il nostro modo di porsi davanti al mondo. E andando avanti con le immagini, passiamo ad un'altra immagine. Passiamo all'immagine di orco. Orco è l'essere che fa paura. Orco è la morte del corpo fisico senza la nascita del corpo luminoso. Questo è per i cristiani, eh? Il terrore degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. La visione di orco era una visione comune fra gli etruschi e da questi tramandata a Roma. Orco serviva da ammonimento, non diventare orco. Orco come padrone della non vita dopo la morte del corpo fisico. Essere afferrati, divorati da orco, significava lasciare il corpo fisico senza nessuna speranza per il proprio futuro. È necessario ricordare orco come ammonimento a chi vive appropriandosi del lavoro di altre mani, di chi vive esercitando il potere di avere anziché il potere di essere, di chi vive mettendo in ginocchio gli esseri umani anziché dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. L'immagine di orco è un'immagine oscura, in quanto oscuro è il divenire dell'essere umano nelle mani di orco. Per allontanare il pericolo di orco, prega il Dio, dicono i cristiani. E nel momento in cui gli esseri umani si inginocchiano, entrano sempre più profondamente nelle fauci di orco, diventando, scelta dopo scelta, sempre più difficile tornare indietro. L'essere nero, che nella notte si nasconde per assalire gli sperduti viandanti, è l'immagine medievale e moderna delle fiabe riguardanti l'orco.
una memoria rimasta a ricordo del nulla, pronto ad afferrare l'essere umano e a divorarlo qualora si sperda, debole e indifeso, nei meandri del proprio divenire. Una memoria rimasta e ridescritta, attualizzandola affinché la specie umana non dimenticasse, durante l'oscurantismo cristiano, l'esercizio della volontà per lo sviluppo del proprio potere di essere. Sbandierato dai cristiani, che lo utilizzarono per mettere in ginocchio gli esseri umani davanti al loro Dio, lo trasformarono nel nome chiamandolo diavolo o Satana. Raccontato nelle storie che gli esseri umani si raccontano di nascosto o sotto benigna tolleranza, sono come dei bambini. Dalla Polizia Cattolica, orco non ha mai modificato il suo significato. Orco, dunque, è il nulla, pronto ad afferrare gli esseri umani che, vivendo senza esercitare la propria volontà, si dissolvono nel circostante affinché la propria energia vitale venga riaccelerata e il corpo fisico servi al divenire di altri esseri. L'immagine nelle celebrazioni dei romani si è trasformata. L'immagine fissa, i nomi con cui chiamarla sono cambiati, spesso importati dalla Magna Grecia. Erano le matrone romane che celebravano una festa segreta in onore di Orco, Orci Nuptae. Costoro esorcizzavano Orco e la sua immagine di terrore attraverso un rito col quale volevano dire: tu sei brutto e tenebroso, ma io non ho paura di fondermi con te, e siccome non ho paura posso esercitare tranquillamente la mia volontà. Esercitando la mia volontà io mi siedo al tuo fianco affinché tu possa ricordarmi del tuo esistere senza che tu possa impedire il mio cammino nello sviluppo della mia conoscenza. Sono le donne in una posizione sociale tale da non essere eccessivamente sottomesse, dovevano permettersi di affermare questo. Il comando sociale non avrebbe permesso un simile atto di volontà alle schiave o alle donne dei ceti sociali più deboli. Finché il termine rimaneva ad indicare un'astrazione, andava tutto bene. Questo è l'immagine di Orco, scusate, ho saltato una riga. Questa è l'immagine di Orco. Orco è la distruzione del divenire umano, è la non costruzione del proprio corpo luminoso. È l'impossibilità di continuare a costruire se stessi. È l'essere umano che è in ginocchio davanti alla macellaia di Sodoma e Gomorra, che prega e nel far questo distrugge le proprie trasformazioni, distrugge il proprio divenire, distrugge la possibilità di costruire se stesso. Ebbene, Orco è questa immagine. Orco rappresenta la distruzione dell'essere umano mentre affronta la vita. L'essere umano, anziché essere protagonista della propria esistenza, è parte di un gregge che viene portato al macello. Dove porta il macello? Porta alla distruzione della sua capacità di costruire il proprio corpo luminoso. O, se vogliamo, porta all'impossibilità dell'essere umano di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. L'essere umano si è fermato davanti alla porta che conduce all'albero della vita eterna. L'essere umano non ha afferrato dall'albero della vita eterna e non è diventato un Dio, ma si è sottomesso a un Dio padrone che lo ha succhiato attimo dopo attimo, momento dopo momento. E Orco sta a indicarci questa possibilità, sta a indicarci che noi siamo sconfitti. Bene, affinché non avvenga la sconfitta, l'immagine di Orco ci deve stare davanti. E noi come pagani la ricordiamo proprio come immagine divina, cioè è un divino che ci sta davanti e che ci ricorda che noi non dobbiamo mai cessare per un solo attimo di prendersi in nostre mani la responsabilità della nostra vita. Non dobbiamo mai metterci in ginocchio, dobbiamo sempre cercare di determinare noi stessi, la nostra esistenza. Dobbiamo affrontarla, la quotidianità, sempre. Siamo sempre responsabili di quello che facciamo. E Orco ci dice: sta attento, se tu non sei responsabile di quello che fai, se tu non ti assumi la responsabilità della tua vita, se tu non continui a costruire te stesso come un Dio che cammina insieme ad altri dei per costruire l'infinito di mutamenti, tu cessi di esistere, tu hai perso. Se tu ti metti in ginocchio a pregare e a supplicare, tu hai accettato la sconfitta. E questo è Orco a indicarci questo. Per questo noi pagani, anche questa immagine per noi è un'immagine divina. Ed ora passiamo a un'altra immagine. Passiamo a un'immagine terribile, per me forse la più terrificante della religione romana e la più terrificante nella vita, ed è pace. Finché il termine rimaneva ad indicare un'astrazione andava tutto bene, ma pace è stata alzata agli altari affinché una feroce dichiarazione di guerra. Chi voleva l'adorazione di pace? L'imperatore Cesare Augusto.
Dunque non era pace che l'imperatore chiedeva di onorare, bensì se stesso, e nessuno poteva opporsi. Egli esaltava la sua immagine al fine di difendere la posizione all'interno del comando sociale raggiunta. Egli da quella posizione agognava e imponeva pace. Ogni atto di guerra, ogni contraddizione che si fosse espressa avrebbe dovuto mettere in discussione la sua autorità. Magari lo avrebbe costretto a mediare. Ogni contraddizione metteva a dura prova la capacità dell'imperatore di conservare la sua funzione sociale all'interno del potere di avere. Per questo motivo, e solo per questo motivo, Cesare Augusto elevò a divinità pace e in seguito questa divinità fu estesa dai vari imperatori. Ogni atto di guerra e di eversione verso il comando sociale era esecrabile, dunque serviva una divinità per far suonare come una bestemmia l'eversione. Pace è questo. Pace è la sospensione dello sviluppo delle contraddizioni. Pace è la porta che apre la via Orco. La contraddizione è vita. È Marte che apre l'anno nuovo. Pace chiude l'anno della vita umana, un modo di essere della specie umana della quale essi stavano per assumere. Questa divinità, sbeffeggiata come tale dai cristiani, è stata da questi esaltata fin da subito come un modo di essere della specie umana della quale essi stavano per assumere il controllo. Quando le contraddizioni avvolgono gli esseri umani e questi non hanno nessun mezzo per porvi fine, in quanto il loro avvio e la loro fine dipendono dal fare e dalle decisioni del comando sociale, invocare pace sembra essere la soluzione. Avere un Dio davanti al quale mettersi in ginocchio o inginocchiarsi davanti a pace è la stessa cosa. L'invocazione non consiste nel rimuovere le cause che producono le contraddizioni o che impediscono all'essere umano di divenire per poter affrontare le contraddizioni, ma nella supplica affinché le contraddizioni per incanto o per volere divino cessino. Davanti a pace gli esseri umani vengono messi in ginocchio, pronti per essere macellati. Potevano i cristiani lasciarsi scappare un simile strumento? Pace è stato uno dei preludi che al momento della fine della Repubblica e alla nascita dell'impero permisero di forgiare gli animi per renderli pronti a prostrarsi davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ed è l'immagine di pace. L'immagine di pace è un'immagine di cui tutti si riempiono la bocca. E mentre si riempiono la bocca, le contraddizioni che affogano gli esseri umani non vengono risolte. Io posso accettare la non guerra, purché si risolva la contraddizione, cioè purché si risolva la cosa che sta opprimendo il mio cammino verso la costruzione del mio potere di essere. Se la cosa che sta opprimendo il mio cammino verso la costruzione del potere di essere viene rimossa come causa fondamentale, posso accettare la pace. Cioè, la guerra, l'atto di violenza, è l'ultimo rifugio dell'incapace, cioè è il rifugio dell'incapace, l'incapace che non sa affrontare la vita in maniera diversa, usa la violenza. Bene, la violenza è anche l'ultimo rifugio del disperato, cioè quando uno è disperato non ha nessuna via dalla quale porsi, prendete un animale finché non lo mettete con le spalle al muro cerca sempre di scappare in maniera diversa. Quando non ha più nessuna via, allora afferra il combattimento. Ebbene, afferrare il combattimento è l'ultima risorsa del disperato. Ma pace significa che tu, che sei disperato, non devi affrontare la tua ultima risorsa. E io, che non sono disperato, che sto opprimendo te, chiedo a te di essere in pace con me, che io creo le condizioni perché tu non possa sviluppare il tuo potere di essere. Cioè c'è una contraddizione in termini, c'è una contraddizione assoluta, c'è una condizione orrifica che fa di pace una delle divinità con cui vengono costruiti i campi di sterminio. Cosa dicono gli uccisori nei campi di sterminio? Voi che siete sterminati dovete essere in pace con me, che vi sto sterminando. Cioè voi non avete il diritto a costruire un cammino diverso nella vostra vita. Cioè, pace è una delle cose più orribili che esistano. Ebbene, tutti si riempiono la bocca di pace per non rimuovere le contraddizioni e le condizioni che impediscono agli esseri umani di costruire se stessi. E questo è orribile. Non è tanto volere la guerra o volere... Si vuole la rimozione delle contraddizioni e si vuole che venga sviluppata la determinazione attraverso la quale gli esseri umani risolvono le loro contraddizioni. Bene, pace non è dire mettiamo pace fra due eserciti che sono in guerra. Pace è dire tu,
che sei sottomesso, tu che non puoi sviluppare il tuo potere di essere, devi continuare a stare in ginocchio, devi continuare a essere represso, devi continuare la sofferenza, perché io che ho il comando ho bisogno che tu stia in ginocchio. Per questo pace è una delle divinità più nere, una delle cose più orribili che siano mai stati prodotti nella religione romana. E passiamo avanti a un'altra divinità. Un'altra divinità per noi fondamentale è Pale. Pale è l'essenza del gregge, la sua numenia. Pale è l'essere che si costruisce come sintesi degli esseri che, unificando i propri bisogni e il proprio divenire, cercano la propria via alla conoscenza, alla coscienza di sé, lungo la strada del sé, stringendosi l'uno all'altro. Viene identificato col gregge perché il gregge è il primo insieme che lavora per un unico fine e un unico scopo. Ma Pale non è sinonimo di libertà. Pale è costrizione. La via del gregge non è una scelta di libertà, è una scelta forgiata attraverso costrizioni quotidiane, imposte di generazione in generazione, ad esseri cui non è lasciata nessun'altra via di scampo. Vediamo un attimino. Pronto? Sì? Ciao! Ciao, come va? Bene, bene. Senti, io ho ascoltato la trasmissione di oggi, però poi era terminata, e stavi parlando appunto di sesso e pornografia. E allora mi era venuta in mente una cosa, siccome tante volte sento anche tante esperienze di donne così, oppure volevo sapere quale può essere il meccanismo che scatta in un uomo quando magari, cioè praticamente, diciamo, c'è una relazione biblica, tanto per capirci. C'è una relazione biblica, ah, sì. Tanto per capirci, diciamo, no? E poi alla fine di tutto, cioè naturalmente c'è una consapevolezza da parte di due, una praticamente può magari avere reazioni strane, dire e attaccarti, dire che non sei, che non ti godi la vita o cose di questo genere. È complessa come domanda, eh? Sì. È complessa. Sì. Mi serve parecchio tempo per risponderti. Sì. Magari se mi vuoi rispondere adesso oppure un altro giorno. No, ti rispondo subito, sì. Per quello che posso, insomma. Sì, sì. Abbi pazienza, ok? Sì, va bene, grazie. Ciao, grazie, ciao. A te, ciao. Allora, chiariamoci questo. Esiste un solo momento di dipendenza fra gli esseri umani, che è un momento naturale, ed è il rapporto sessuale. Il rapporto sessuale è il primo e l'unico momento di dipendenza che c'è fra esseri umani, non dico di sesso diverso, di qualsiasi tipo di sesso. Cioè, due esseri umani che fanno sesso hanno comunque un rapporto di dipendenza. Il guaio fondamentale è che il rapporto di dipendenza deve iniziare e cessare col rapporto sessuale. Cioè, se io faccio sesso, ho un rapporto di dipendenza col mio partner o i miei partner nel momento e nella misura in cui faccio sesso. Purtroppo la pulsione di morte ha esteso questa relazione di dipendenza, che inizia e cessa col rapporto, dovrebbe cessare col rapporto sessuale, a tutte le condizioni dell'esistenza, a tutte le condizioni della quotidianità. Per cui cosa succede a questo punto? Esistono anche degli altri meccanismi che poi intervengono, però cerco di fare uno schema abbastanza semplice. Interviene che il rapporto sessuale non è più un rapporto di due persone che fanno sesso assieme, ma un rapporto di possesso da parte di una persona sul proprio partner. Il rapporto di possesso risponde un attimo a quelle che sono le relazioni sessuali specifiche fra uomo e donna, dove l'uomo di fatto ha un'azione di possesso rispetto alla femmina, proprio perché è fatto in questo modo, solo che anziché dire questo è il rapporto che io faccio, cioè questa è la condizione che io vivo, cerca di estendere all'intera quotidianità, cioè in tutti gli atti quotidiani, questo rapporto di possesso. Per cui cosa succede? Succede che anziché avere due persone che decidono di fare sesso assieme, c'è una persona che dà la caccia a un'altra, cioè c'è una persona che deve tentare di appropriarsi un'altra. Normalmente l'uomo rispetto alla donna, però potrebbe anche essere diverso. Fino ad oggi è sempre stato l'uomo che afferrava la donna. Dopodiché cosa succedeva? Che la persona non era una persona con cui hai un rapporto sessuale, con cui costruisci un rapporto, ma è diventata la preda della tua caccia.
Per cui una volta che l'hai predata, cioè una volta che hai fatto quello che ti eri prefissato, diventa oggetto di disprezzo. Cioè, praticamente lei, anziché imporre la propria persona, è stata da te predata. Per cui avviene anche una condizione per cui c'è una specie di atteggiamento di disprezzo, cioè l'uomo cacciatore, ricordiamoci. E questa è una delle deformazioni peggiori che ci siano state. Cioè, l'uomo non riconosce nel suo partner o nella sua partner, non riconosce un altro uguale a se stesso, ma riconosce un essere inferiore, un essere da arraffare, un essere da conquistare, un essere da sottomettere. E purtroppo quello che è una condizione naturale, dove esiste un solo momento di dipendenza, che è l'atto sessuale, comunque venga compiuto, qualunque sia i partner, in qualunque condizione, non ha importanza, non ha importanza neanche quanti siano i partner, tende ad essere esteso, cioè è stato esteso spesso, a tutti gli aspetti della vita. Dove naturalmente cosa succedeva? Succedeva dopo che si innestavano tutta una serie di meccanismi, per cui c'è stata anche l'omosessualità che si è innescata anche su quello, per cui la donna doveva essere emarginata da quello che è l'omosessuale femminile, diciamo così, cioè che ha tentato proprio di cacciare via la donna da quello che è il ruolo sociale. In ogni caso si sono innestati tutta una serie di meccanismi per cui, anziché essere due individui che fanno del sesso assieme, no, è diventato un discorso di preda, un discorso di commercio, un discorso di acquisto, dove il sesso è diventato ormai acquistabile. Cioè, ormai è diventato, ancora da 4.000 anni, no? Il sesso come una cosa che si deve acquistare, che si deve vendere. E purtroppo per venire fuori da questo meccanismo ci vorrà un vero e proprio percorso di stregoneria. Perché purtroppo per venire fuori da questo meccanismo occorre riconoscere ogni partner uguale a noi stessi. Per fare questo occorre costruire un percorso di stregoneria. E nell'uomo c'è questa, io parlo da maschio, cioè perché anch'io sono stato educato in questo sistema sociale, c'è la tendenza ad essere predatore, cioè a arraffare il sesso dovunque c'è. E anziché avere rapporto con una persona, si ha il rapporto con una preda. E questo è un atteggiamento diverso. Cioè, il cosiddetto parlare, per esempio, il termine chiavare, no? È un termine che non ha nessun significato se non come afferrare una cosa, usarla e gettarla. Per cui la donna diventa un usa e getta, ma questo può valere anche per qualsiasi altra condizione, che non è il rapporto estemporaneo, il rapporto momentaneo, il rapporto occasionale. Cioè, può essere anche un rapporto occasionale fatto alla pari, ma è proprio invece un rapporto di usa e getta, cioè un atteggiamento psicologico proprio della, di qualcosa da usare e da buttare. Cioè, non riconosci al partner, non riconosci alla persona l'essere uguale a te stessa. E questo è il guaio fondamentale della predazione. E purtroppo una delle crisi dei maschi di questa epoca attuale è proprio perché non sono più predatori, perché sono cambiati un po' i rapporti con la donna. E nello stesso tempo non sono adeguati, cioè non hanno imparato a gestire la propria esistenza come maschi, come persone. Per cui a quel punto si sentono piuttosto handicappati rispetto all'altro sesso, cioè non sanno come comportarsi. In questa situazione è più facile che la donna prenda l'iniziativa. Però quando prende l'iniziativa rischia di trovarsi preda. Comunque è importante che la donna e l'uomo riconoscano se stessi come individui e l'altro come individuo. Che dopo a letto, durante il rapporto sessuale, ci sia un rapporto di dipendenza, questo va benissimo perché è nell'ordine delle cose. Però il rapporto di dipendenza inizia col rapporto sessuale e finisce col rapporto sessuale. E basta, cioè non può essere esteso al resto della giornata, al resto della vita. Bene, finisco Pale. E poi chiuderò le trasmissioni. La via del gregge non è una scelta di libertà, è una scelta forgiata attraverso costrizioni quotidiane, imposte di generazione in generazione, ad essere cui non è lasciata nessuna via di scampo. Gli esseri umani inventarono il sistema per addomesticare, rendendoli servili gli esseri animali. Gli esseri autospaciatisi per Dio creatore colsero al volo l'insegnamento, ritorcendo tale tecnica sull'essere umano. Gli esseri umani condizionarono pecore e bovini per produrre latte e carne. Gli esseri autospaciatisi per Dio creatore condizionarono gli esseri umani per produrre energia vitale stagnata. L'uno e l'altro condizionarono esseri di un'altra specie, strappandogli la volontà, generazione dopo generazione.
Pale è giunto in soccorso a questi esseri. Pali è il nodo delle linee di tensione formato dagli esseri che percorrono insieme lo stesso sentiero e che non hanno altra possibilità di convogliare e sviluppare la propria coscienza di sé. È come se gli esseri, costretti a vivere in branco, cortocircuitassero le linee di tensione quasi a costruire un nuovo essere che non sia l'espressione di singolo individuo all'interno del branco, ma una coscienza alla quale cede la propria energia vitale e la propria consapevolezza perché continui ad esistere. Pale è l'eternità di chi fu impedito a diventare eterno come individuo. Non per tutti gli esseri. Sembra che la formazione di tale entità avvenga per gli animali da allevamento e per gli esseri umani costretti in condizioni di cattività di massa e non ancora completamente assoggettati. Pale è dunque il divenire eterno di chi eterno non può soggettivamente divenire. Pale sembra essere il padre delle concentrazioni di energia vitale, detta Quirino. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? No, io volevo... Ciao Claudio! Dimmi. Sono l'Anna Maria, perché io sono in ascolto, sai, attendo tutte le medesime parole. Sempre della parte tua personale, no? E sì, manca il tuo amico che l'hai vicino. E io volevo chiedere una cosa, come la situazione degli handicappati, no? Mi volevo farti una situazione che mi si capita a me, eh? Posso dirlo? Sì, ma devi essere veloce però. Devi essere veloce. Pronto? Posso dirlo? Sì, ma devi essere veloce. No, ma caspita, veloce, gli altri cosa sei? Io risenti e mi cosa fa? Tutto in fretta, va bene, adesso te devo veloce, va bene? Va bene. Siccome che vado al lavoro, no, verso un'anziana, no? E li trovavo in motoscafo, ti capisci Davide? Due ragazzi, ragazza e ragazzo, si tenevano per mano, tutto parlando, si baciavano. Che terribile, guarda, talmente chi stava guardando queste cose. Guarda che mega scolpì anche a me, eh? Perché al momento, siccome che questa ragazza la conosco abbastanza volentieri, e mi ho fatto finta di neanche di conoscerla. Però vedendo questi due handicappati che si baciavano, si davano la mano, fino nel modo del motoscafo, lì che arrivava, erano sempre in tendamento. Ora mi te faccio per dire, e ora ti vedi che qualcosa viene in qualcosa di buono, in qualcosa di onore, in qualcosa di dolce, a verso questi ragazzi. Mi sbaglia? No, va bene, va. Ciao. Mi dispiace moltissimo questa radioascoltatrice, ma siamo alla fine della trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Grazie per avermi ascoltato, ci rivediamo giovedì prossimo alle ore 15. Grazie ancora e a risentirci.